Torna a Treio all'isola Tiberina da venerdì 20 a domenica 22 settembre, la più grande manifestazione della destra italiana. Quest'anno ospita ben due capi di governo, Giuseppe Conte e Viktor Orbán, diversi ospiti internazionali, Matteo Salvini, tanti ospiti della politica anche nazionale, per tre giorni aperti a tutti gli italiani che vogliono venire ad ascoltare un'altra visione di Italia. Sarà un'intervista al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato da Bruno Vespa, la prima volta di Bruno Vespa da Treju, sabato mattina alle 11.30, introdotti dal nostro Presidente dei Deputati Francesco Lollobrigida. Io per la verità Conte l'ho invitato quando era ancora Presidente del Consiglio dell'altro governo. Devo dire, sono rimasta colpita che abbia, diciamo, accettato di rimanere ospite a Treju, di venire, una cosa che io penso sia molto importante, che non vada data per scontata. Voi sapete che a Treju è la piazza del confronto per eccellenza, noi abbiamo sempre invitato tutti perché le persone che hanno un'identità forte non hanno mai paura del confronto, quindi sono stata contenta, nonostante voi sappiate come la penso sul tema di questo governo e anche sulle scelte fatte da Giuseppe Conte. Il nostro giudizio chiaramente un giudizio totalmente negativo, però rispetto molto il fatto che il Presidente Conte abbia deciso di venirsi a confrontare con la platea di Atreju, e ovviamente la platea di Atreju, come sempre è accaduto, garantirà la sua capacità di ascoltare tutti con estrema serietà e estrema compostezza, e quindi ci sarà anche il Presidente del Consiglio